Buongiorno e benvenuti sul nostro canale, amici. Oggi parleremo dei sistemi di riscaldamento negli allevamenti di canarini, comunque di piccola avifauna. Argomento anticipato in occasione del video di Reggio Emilia. Questo argomento si articolerà in due puntate, una dove daremo, sempre come diciamo noi, una breve spiegazione, pro, contro, informazioni utili, e un secondo video realizzato da Gabriele successivamente, dove vi mostreremo l'impianto test che adesso sta utilizzando Gabriele con grandi risultati, sia nei confronti degli animali ma anche di utilità proprio. Allora, partiamo subito. I sistemi di riscaldamento. Molti di noi hanno i loro allevamenti dislocati in ambienti non proprio, sia vuoi per latitudine o longitudine, quel che sia, ma anche la struttura proprio dell'allevamento non è dislocata in una condizione ottimale. Tanti ci parlano, ci dicono, anch'io ho delle problematiche che cerco di correggere, quindi che si può andare dalla poca reazione, dalle temperature troppo alte, troppo basse, eccesso di umidità, secco, addirittura delle volte anche eccesso di umidità talmente bassa, no? Quindi ci prodighiamo per cercare di migliorare il microclima dei nostri allevamenti in valori più ottimali possibili. Ecco perché i sistemi di riscaldamento tornano utili e sono abbastanza presenti in molti allevamenti. Diciamo subito che i sistemi di riscaldamento si possono suddividere in poche categorie, no? A parte qualcuno di noi che ha la fortuna di avere il locale allevamento pertinente alla casa o comunque adiacente alla casa, dove comunque è raggiunto dal riscaldamento domestico della casa, salvo queste eccezioni, o salvo chi magari non ha necessità di riscaldare, prendiamo gli amici al meridione, anch'io quando ero giù in Sicilia, a gennaio partivo di produzione senza nessun dispositivo. Ma in questo momento ci stiamo rivolgendo a tutti gli altri che invece ne hanno bisogno. Quindi, cosa incontriamo spesso che usano i nostri amici allevatori? Allora, in primo luogo sicuramente le scufette, le classiche scufette da bagno, le scaldo bagno, quelle un po' con le resistenze a vista. Ecco, queste di qui sono, intanto consumano, hanno un consumo eccessivo. Non vi permettono una giusta taratura della temperatura, in alcuni casi soltanto potete gestirle con un orologio, un timer, un orologio che ve le fa accendere e spegnere, ma non avrete mai una temperatura lineare, no? Quindi già tra i contro abbiamo funzionali e consumi, e questi sono già due contro. Un altro contro, non da poco, è quello che, siccome sono delle resistenze a vista, immettono inquinanti nell'aria. Quali? In realtà non lo sappiamo, non abbiamo approfondito in questo settore, comunque è un dato certo. Chi di voi quando si asciuga i capelli col PON sente che quell'aria trattata non ha proprio un odore certo, naturale, sembra solo un'aria temperata, sembra un qualcosa di più. Una cosa che sicuramente immettono questo tipo di dispositivi è la CO2, perché comunque sono delle resistenze a vista, e quindi l'aria che attraversa la superficie della resistenza comunque viene in parte bruciata. Il secondo tipo, che comunque è un'evoluzione del primo, sono le stufette a resistenze ceramiche. Praticamente è la medesima stufetta, con la differenza che la resistenza viene annegata all'interno della ceramica. Questo permette di avere dei consumi leggermente più bassi. Perché? Perché la ceramica fa un effetto volano, quindi ha bisogno di meno consumo, meno corrente per produrre lo stesso calore, perché la ceramica di sé per sé la mantiene un po', no? E in termini di qualità dell'aria siamo pressappoco allo stesso livello della stufetta classica, quindi anche lì
dati negativi, non si può gestire benissimo la temperatura, anche se qualcuno è già più evoluta con la temperatura, però abbiamo riscontrato che non sono proprio affidabili e poi non offrono un'omogeneità nel locale, no? Perché comunque sono delle ventole abbastanza poco potenti, no? Il loro raggio di azione non permette di riscaldare il locale abbastanza omogeneamente. E poi ovviamente tutto in misura locale, più il locale è grande più quella singola scoperta servirà ben poco. E molti di voi invece usano il radiatore a olio, il radiatore a olio con i termosifoni sulle rotelle di quel colore sul verdino, no? E quelli lì già sono degli elementi che cominciano a essere un po' più validi, però hanno il problema di eccesso di consumo, consumano parecchio, non immettono nulla nell'aria, né CO2 né altri inquinanti, riescono a scaldare abbastanza bene perché la massa, appunto l'olio contenuto all'interno, fa un ottimo effetto volano, quindi anche quando si spengono, perché magari sempre collegato a un timer, perché il loro permesso da rotelle non è il massimo della precisione, mantengono il calore, quindi rilasciano il calore nell'ambiente già per un po', quindi permettono già di avere una situazione di calore più equilibrata, però rimane comunque il problema del riscaldamento. Quindi che fare? Secondo noi, secondo la nostra esperienza, visto che comunque l'abbiamo provato anche noi, possiamo soltanto dirvi che quelli che più si prestano diciamo a una parte funzionale, una parte economica, sono altri dispositivi che delle volte hanno dei costi più alti. Uno tra questi, per esempio, è il climatizzatore. Il climatizzatore permette sicuramente di avere un quarto dei consumi di un riscaldatore, di un termosifone a olio, consuma mediamente un quarto, con il doppio della potenza. E non immette inquinanti nell'aria perché non ci sono delle resistenze. E l'unico svantaggio del climatizzatore, quindi come vedete ha tanti vantaggi, ha solo uno svantaggio, io lo uso e ve ne parlo abbastanza bene, ha solo uno svantaggio che utilizzato, protratto nel tempo ad alte temperature, tende ad asciugare l'aria, quindi vi dovrebbe prodigare per tenere i valori di umidità dentro il range ideale per il periodo riproduttivo sostanzialmente, perché poi è quello dove se ne fa più uso, no? I secondi sono sistemi a infrarossi, e di questo ve ne parlerà Gabriele nel suo video. Ed infine, come abbiamo detto, quello più sicuramente più economico è quello del riscaldamento domestico. E il riscaldamento domestico, però, chi ha la casa su e i canarini giù nella cantina pertinente alla stessa abitazione può avere il termosifone. Capite bene che è ottimo, non vi costa nulla di che, perché se non c'è, è già esistente, è solo un prolungamento dell'impianto, quindi un costo iniziale una volta e basta, e non immette nulla perché effettua il moto convettivo dell'aria, quindi non immette inquinanti nell'aria ed è congeniale. Quindi i tre dispositivi che sicuramente si prestano meglio per i nostri allevamenti sono climatizzatori o pompe di calore. Predilite i nuovi modelli inverter, sicuramente vi daranno di più e vi faranno consumare di meno. Addirittura ne esistono alcuni con lo ionizzatore incorporato. Io ce l'ho in casa e siccome alcuni di voi utilizzano anche i sistemi di purificazione dell'aria negli allevamenti, qua lo ionizzatore, magari nella scelta di un sistema di riscaldamento si può optare anche con uno già equipaggiato di ionizzatore. E quindi abbiamo detto poi gli infrarossi, che appunto col prossimo video Gabriele vi illustrerà. Io vi posso soltanto dire che i sistemi infrarossi sono poco costosi, il consumo è una via di mezzo, non è eccessivo ma non è neanche economico, e hanno anche loro un medio effetto volano, perché comunque la massa del dispositivo, che sia quello a pannello, che sia quello a lampade, comunque la massa fa effetto volano. Sicuramente rispetto ad altri sistemi
i sistemi infrarossi hanno la peculiarità e il vantaggio di distribuire molto bene il calore e non riscaldano l'aria, ma riscaldano le superfici, come fa il sole, né più né meno. Infatti si chiamano infrarossi proprio perché lo spettro di onde che emanano sono nel range della luce infrarossa, quindi la parte che sentiamo noi di calore quando siamo al sole. Quindi ripeto, non riscaldano l'aria come fanno quasi tutti gli altri dispositivi, o in maniera forzata perché hanno le ventole, o in modi convettivi, quindi movimento naturale dell'aria, calda va su, fredda va giù, ma riscaldano la massa che irradiano, quindi la massa che viene irradiata, alla fine tutta la massa crea un effetto volano. Niente, che dirvi, abbiamo dato una breve illustrazione sui sistemi di riscaldamento più utilizzati e magari anche quelli che maggiormente consigliati. Vedrete il prossimo video di Gabriele che vi illustrerà questo impianto a infrarossi da noi testato. Gabriele l'ha testato per diversi mesi, è in riproduzione e niente, quindi ve ne parlerà lui dei pro, di contro e di come realizzarlo, perché anche questo è un aspetto importante, perché vi garantisco che è molto semplice e molto facile realizzarlo. Che dire, se questo video vi è anche piaciuto, lasciateci un mi piace e ciao ciao alla prossima volta!